raga, benvenuti a Mocast numero 5, siamo in compagnia di Esa. Ciao Esa. Ciao amici di Mocast. Esa, che è il presidente, il Crespo, un sacco di nomi, un sacco di cose, produttore, DJ, rapper, skater, writer, pittore, Sono grande, eh? Sono grande anche di età, ecco, più che altro. Sì, un po' così alla vecchia scuola, vecchia guardia, e quindi ho avuto il tempo di approfondirti le mie problematiche e curarle con l'arte. diciamo un po' chi è Esa per chi non lo sapesse. Cosa... Sono io. Va bene. Ok, passiamo alla prossima. Fabio domanda. Beh, alla fine la domanda comunque è stata risposta, non è che dopo... Ci saranno risposte anche più lunghe, ecco, Ok, ovviamente, però cos'è? quella era Ok. bellissima, così. Ottimo. Grazie. No, se vogliamo dire due robe, sono un rapper, anche perché non è giusto pensare che tutti mi devono conoscere per forza. E quindi, Meglio per loro. diciamo, esatto, no, diciamo, è peggio per chi non lo sa, ma è ancora in tempo per recuperare. Quindi per andare ad ascoltarsi i dischi degli OTR, di Gente Guasta, i progetti che ho fatto con Fish, quelli con Tormento, quelli con DJ Schizo. Adesso ne ho fatto uno nuovo con un collettivo jazz italiano, ma che è stato un po' a Cuba, un po' a New York, si chiamano Bardamu. Suona BK come primo DJ, solo amore per Primo Brown, eterna primavera sul sound, make it funky, James Brown, House of Pain, jump around. E oltre che italiani sono di Reggio Calabria come me, e quindi insomma c'è anche, sì, c'è anche questa cosa bella, ecco, di avere una collaborazione con dei concittadini jazz. Ottimo. Consigliamo l'ascolto di questa canzone per chi per esempio proprio non conosce ESA, e poi può andare a ritroso per un po' di anni, perché diciamo le prime pubblicazioni le abbiamo fatte dal 91 con gli OTR, esatto, quelle proprio che sottoscrivo appieno, e poi ne ho fatte anche in realtà alcune prima, che sottoscrivo comunque, anzi voglio tanto bene, non sapevo bene cosa dovevo fare, cosa volevo fare, e facevo del rap in inglese, come si usava nel fine anni 80, ecco, quindi avevo Giovanotti. 16-17 anni, come Jovanotti, come c'erano un po' di gruppi italiani, compreso i Power MCs, che era il primo gruppo di Ice One di Roma, con Duke Montana e con Judy P, si chiamava la loro cantante, cantavano in inglese, anche un po' i Devastating Posse di Torino, poi tutti hanno pian piano switchato sull'italiano perché possiamo, insomma, fare qualcosa in più con la lingua che parliamo e, diciamo, aggiriamo le complicatissime barriere linguistiche che ci sono in Italia, dove bacchettiamo un po' l'italiano, amico. Non mastica l'inglese, insomma, si perde un sacco di cose della musica internazionale, che però, insomma, anche lì può recuperare, può studiare, può scaricare i testi, tradurli, ecco. C'è sempre una via di fuga, ragazzi. Pure con l'inglese un po' inventato anche l'acilentano. L'inglese inventato serve, no? Comunque, comunque fai amicizia con la fonetica, ecco. Quindi il gioco di Celentano di Prise Colinensi Nanciuson, alright. Era importante perché ti leva un po' il pudore di parlare una lingua diversa dalla tua, che tutti hanno, ecco, quando si inizia a fare pian piano. Tolto il pudore, vai, ecco, anche se sbagli qualcosa. Poi il nostro amico di Londra ce lo potrà confermare che anche a Londra c'è gente di tutti i posti, quindi a parte l'inglese canonico, ognuno ha remixato un po' il suo inglese. Posso confermare. Però ci si capisce più o meno, no? Si capisce alla fine, cioè diventa quasi uno slang, ti inventi parole e poi, che poi vengono acquisite dalla lingua e poi dopo usi quelle, continui a utilizzarle, tutti ti capiscono, è incredibile. Sì, Un errore scusa. contestualizzato bene poi è importante tante Esatto. volte. Poi si capisce, comunque diventa comunque ok, con un codice. E poi volevamo chiederti chi sono gli OTR solista. Lasciamo a te la parola. OTR, fai conto che era il gruppo di amici con cui ho fatto più cose, ecco, e poi quelle più importanti, cioè un po' i passi da gigante dall'emergere fino ad arrivare anche ai contratti major, a palchi grossi, festival prestigiosi. Abbiamo aperto i Public Sleepy Enemy. Seals, i Public Enemy, ecco, assolutamente. Wow. Abbiamo rischiato di fare opening per Tupac. Perché poverino Tupac poi in quel periodo lì fu arrestato e quindi doveva essere in tour con
con i Public Enemy, quindi abbiamo aperto, capito? Tupac e Public Enemy, però Tupac non fece il tour europeo perché purtroppo aveva delle cose sue da sistemare, ecco. Bravo, Fio. Voi siete Ragazzo, tornati molto male. assieme adesso? In realtà noi staremo assieme per sempre, volenti o nolenti, ecco. È capitato un paio d'anni fa perché noi stiamo facendo un disco da 5-6 anni. Abbiamo fatto comunque uscire quasi tutte le cose prodotte. Cioè, nel senso, siccome sappiamo che poi Polare con la sua attività di designer, Vigor con la sua attività di insegnante di musica vicino a Varese, hanno una scuola con Caso, che salutiamo, e con anche il suo service audio, adesso siamo tutti quanti un po' nell'ottica di riconfigurarci, esatto, essendo tutti un po' fermi su una parte dei lavori. Però diciamo, ecco, ci siamo rivisti d'estate, abbiamo fatto un altro singolo, abbiamo fatto subito il video, abbiamo lavorato ancora un'altra canzone, poi ognuno la vita, diciamo, ci porta in altri posti e non riusciamo poi magari a beccarci per mesi. E quindi in realtà non è che noi ci lasciamo e ci riprendiamo, sempre siamo gli OTR, sempre siamo noi. Crescendo, la vita ci ha messo in posti disparati, anzi io, Polare, Vigor, abbiamo già contattato anche DJ Schizo, DJ Ice One, DJ Next One per lavorare delle produzioni. Anche io vorrei mettere anche dei producer, degli artisti giovani in mezzo, però onde evitare di far robe che non si riescono a gestire bene perché siamo un po' sgangherati, pur siamo bravi a fare il rap, però diciamo organizzarci se un po' meno a fare il rap, i beat, gli scratch, tutto quanto. Infatti consiglio, chi l'ha perso, è appena diciamo, è uscito quest'anno, c'è un singolo nuovo degli OTR del 2020 che si chiama Freddy Krueger, e Krueger è scritto come Crew. Sono senza paura. Yo, back to the Bataclan. Bergolesi, suo amore, isola posse prima del Wu-Tang. Come il gruppo di amici dell'hip hop. Quindi Freddy Krueger. E se avete bisogno di un po', siete in calo di OTR, andate lì e c'è come si può dire, l'upgrade per quest'anno. Ottimo. Però, appunto, esatto. Poi chissà, magari riusciremo pian piano a incontrare. Nei primi OTR, uno dei vari significati di OTR è organizzazione e trasporto ragazzi, perché eravamo in 16 in crew, ogni volta che dicevamo, non lo so, andiamo a suonare, andiamo a quella jam, andiamo a vedere un concerto, comunque ci volevano 20.000 telefonate, ah lui c'ha la macchina, però c'ha tre posti, ah senti quell'altro, ah noi prendiamo il treno perché andiamo al pomeriggio, capito? Quindi la cosa più difficile di tutto era organizzarsi, anche organizzare il trasporto di una crew di 16 persone, 17, c'ho più amici, fidanzate, vicini di casa, cioè alla fine. Avete già il pubblico. Bravo, no? Quando sei Esatto. emergente succede molto questa roba qua. Cioè, non essendoci degli obblighi lavorativi, così si fa per piacere, tutti portano gente, quindi da lì anche il termine posse, no? Il termine crew viene un po' da quello. Poi spesso il gruppo magari sono due, sono un rapper, un DJ, o tre rapper, uno fa i graffiti, l'altro balla, gli altri stanno lì, fanno cricca, che comunque serve, salottino, idee, ci si confronta e poi finiscono tutte nella musica. Grandi, raga, mi spiace che non siamo assieme di persona, Infatti è un peccato, però esatto. insomma, spero presto che riusciremo a fare chissà, un incontro tutti e tre assieme o a Ma magari. Londra o nella galleria di Topo Trip, ecco, tutti Che felici. bello, ma magari. Dai, dai, auguriamo. Questo è l'antipasto, l'antipasto. Esatto. Qui parlavamo di arte, di graffiti, ti hai iniziato comunque mentre suonavi facevi anche i graffiti, sei già. Sì. Facevamo, cioè, i graffiti tutto in contemporanea, tutto assieme, ballavamo. Nel periodo che sono nati gli OTR, il breaking, la breakdance, era forte, sempre stato forte, mai messo da parte. Però diciamo eravamo più appassionati su un'altra danza che si chiamava hype dance o freestyle dance, che è quella che facevano per esempio anche, non so se avete presente questi rapper, Kid and Play. C'era Kid, era quel rapper che ha una specie di blocchetto di capelli, capito, quadrati, 30 centimetri di cubo. Non so, era la pettinatura che andava in quel periodo, c'era anche Big Daddy Kane.
i capelli, capito, rasati di lato. Anche io me li ero fatti, ovviamente. Vogliamo delle foto. Ma me li farei domani stesso, perché poi è uno stile anche molto giamaicano. Dice una foto in un Tribe Magazine di noi tutti sbarbi, io ci avrò avuto veramente 21 anni, col pizzetto, i denti baffi e il cubo, capito, sparato in alto. Mi sembra che in gergo si chiamava fly top, però ho iniziato già a reparare, come dicevo prima, in inglese a 16 anni, secondo me più o meno ormai 5-6 generazioni pop che ci sono state in Italia, perché anche già da metà degli anni 80 c'era già l'hip hop, ecco, tutti iniziano tra le medie e le superiori, no? Che si avvicina alla musica e poi sceglie il suo genere. All'epoca erano molto mosche bianche, adesso ci sono più rapper, diciamo, magari che rockettari, quasi non va bene, ecco, cioè, sono contento da una parte, però è qualcuno che ti piace bene. Di oggi? Per me è un po' troppo quasi, cioè troppa grazia Sant'Antonio. Prima c'erano pochi, no? Quindi aveva rinfoltito, era una cosa bella. Bello che ci sia una crew rap, però non è che restiamo contro gli altri generi, la nostra identità era lì, chi ha un altro gli piace più il rock, un altro il jazz, un altro l'elettronica, un altro le tamarrate, perché anche quella è una cosa che identifica persone e che alla fine io poi voglio bene a tutti i generi di musica, ho amici di tutte le specie e provenienze. Quando vedo tutti i rapper, dopo un po' dico mi stufo, tutti i rapper di che è? È vero che ci sia anche... È la stessa cosa che accade per me, io sono grafico con un background da product designer e ora sono tutti grafici, quindi hai figli. Product design. Sì. Però ora sono tutti grafici, tutti fotografi. Guarda, quindi... voglio raccontarti una cosa che sia bella, sia terrifica, è che... gli avevo detto che stavo facendo l'intervista, ma non mi ha creduto. Vado ad aprire WebFTS, voi intanto potete fare una considerazione alle mie spalle mentre sono via. Arrivo. Bella la maglietta, la felpa che ho scritto coltivo dove gli altri hanno detto che non cresce un cazzo. Ecco, amici di Mocast, ora come potete vedere questo è uno studio di registrazione, per chi non lo sapesse, quelli sono dei pannelli con lo studio dove nasce tutta la musica di ESA. Tutta la musica. E anche una bella felpa Adidas. Salutiamo Adidas. Adidas, se vuoi sponsorizzarti, a breve. Amici, il mio amico Dario è chiuso fuori dal cancello, devo andare fino fuori. E nel frattempo potete fare delle altre considerazioni. Stanno commentando la tua felpa poi... all'Adidas. È bella quella. Eccomi, allora, adesso arriva anche Dario. Che è WebFTS. Ecco, vi volevo far vedere questa felpa, che meno male, c'è un dragone, è dedicata a Karim Abdul-Jabbar. È un giocatore di basket famosissimo, detto anche Mr. Dr. J. Vi presento Darietto. Ciao, piacere. Non mi accontento, sono italiano, non me ne pento, tu stai attento. E benvenuti giù a Milano, città. E vi segnalo che quest'estate abbiamo fatto uscire un EP dove Dario rappa, io faccio i beat, si chiama Epinefrina EP, lo trovate a nome di WebFTS su Spotify, sui vari portali, e c'è anche un videoclip. Ok, bella, bella, bella. C'è anche il video, è molto bello, l'ho girato io, per cui ovviamente non posso che tirare acqua al mio mulino. Giustamente. Ci sono tanti amici della cricca. Se era brutto, non so se l'avresti detto. Se era brutto, avrei negato, se in evidenza. Però diciamo brutti o belli, i nostri figli artistici sono tutti, come si può dire, ogni scarafone è bella mamma soia. Cioè, io cerco, no? Di fare musica vera, in realtà viene dal fatto che nasce da un'esigenza, ecco, più che da un pensiero marketizzabile. Poi ovviamente realizzando un prodotto mi impegno, ho imparato nel tempo a essere il più possibile professionale e a cercare di divulgarlo al meglio possibile, ecco, e capitalizzarlo al meglio possibile. Credo nel valore di quello che faccio e quindi deve assolutamente pagare le bollette quello che faccio. Un'equazione che per me deve esserci, e quello che oggi non paga le bollette, perché delle volte puoi avere delle idee anche fuori dal tempo, fuori dal momento, però magari che a te quagliano, ti danno gioia,
o comunque ti soddisfano, allora in quel caso tu continui a portarlo avanti di fianco a quello che intanto sta pagando le bollette, ecco, perché un domani quella pazzia lì potrebbe risultare invece un'innovazione. Ho vissuto più volte questa cosa qua sulla mia pelle, i pregi e i difetti della cosa, però è importante, se tu ci credi vai dritto, ecco, ovviamente tieni sempre un piano B nella vita. E poi quello che stiamo facendo noi oggi, abbiamo diverse professioni, stiamo facendo questo podcast per riunire un po' l'arte in questo periodo in cui non possiamo incontrarci, perché poi l'arte è per la maggior parte uno dei, diciamo, migliori scopi, è proprio scambiare idee, incontrarsi, e non potendolo fare, appunto questo side project di Mocast, questa, diciamo, startup, è proprio quello che stai dicendo tu ora, avere un piano B, diciamo. È un piano B, e poi comunque quello che avremmo fatto anche se praticamente facciamo quello che avremmo fatto se ci potevamo anche incontrare di persona, magari andavamo a una mostra o a un concerto o certo, andavamo a bere una birra, ma poi va a finire che parlavamo di musica o di cose che ci interessano. Esatto. Nostra passione, quindi penso che metà dell'arte sia anche quello che succede attorno all'arte. E appunto, parlando di arte, te facevi i graffiti e adesso sei passato alla galleria. Sì, certo, no, ma penso che sia una cosa bella, nel senso che, per esempio, segnalo a chi non l'ha visto, lo trovo anche su YouTube, lo stupendo documentario Banksy versus Robbo. Non so se l'avete visto questo qui. Praticamente Banksy e questo writer della vecchia scuola hanno un beef, no? E sì, iniziano a cancellarsi i pezzi a vicenda. Hai presente? Sì, ho visto i muri, quello presente la lotta campana. Qua è pieno, sì, qua a Londra. Sì, esatto, ci fu in un periodo, questo penso una quindicina d'anni fa, questo beef qua. E sotto il ponte, c'è uno sotto il ponte sull'acqua, quindi difficile, come muri, anche muri difficili dove, tra virgolette, cancellarsi il pezzo, l'altro arrivava, glielo faceva dopo. Diciamo, concettualmente è un po', mostra quali sono le posizioni del writer e dell'artista, dello street artist, comunque del comunicatore, che è un pochettino più, esatto, al di fuori del canone dei graffiti, è più su un canone di arte, comunicazione diversa, però che si svolge strada, di street artist di strada, ecco, in senso più ampio. E in più nel film c'è anche un personaggio di mezzo, c'è un ragazzo che è stato writer per tanto tempo e poi, avendo avuto un po' di guai con la sua attività di writer non compresa dalle autorità, decide di, piuttosto di mollare la sua passione che è il disegno, decide di mettersi a realizzare delle opere e anche dei murales, anche dei muri che però non hanno anche delle parti di studio di lettere. A me è piaciuta molto questa figura, questo personaggio. In generale a me piace l'arte, mi piace Picasso, mi piace Caravaggio, mi piace Sin, mi piace Fase 2, Flycat, non lo so, cioè per me sono tutti fighi, no, capito? Os Gemeos, di andare. Mi piacciono anche le scritte tantissime, mi piacciono i trap, mi piacciono delle cose che all'occhio del cittadino medio sono anche dei pasticci, ma in realtà sono per me sempre arte, tutta roba comunica gioia e creatività, ecco, quindi per me, bene o male, crescendo, mentre da giovane ero più ortodosso, quindi quasi fare questo, da grande non è che cambio gusto, il mio gusto resta sempre quello, cioè nei miei gusti so cosa mi piace, però se uno vuole fare un'altra cosa, tante volte mi stupisce anche, mi insegna qualcosa, quindi ben venga, Siamo curiosi di sapere se hai qualche progetto a cui stai lavorando in particolare che vorresti descriverci. Bravo, infatti sì, guarda, cioè, bene o male, adesso nella schizofrenia del momento stiamo lavorando a tante cose. Uscirà un album intero che ho prodotto per Gato Tomato, che è questo artista con cui già collaboro, un amico, con cui abbiamo fatto anche dei featuring con Wego e Gato, se li trovi dentro Galizia, che è una canzone del mio ultimo EP, che è già pubblicato, che si chiama Bancarella EP. Andate ad ascoltare Bancarella. Dentro Bancarella EP c'è anche il mio rap sul beat, perché quest'anno ho fatto due contest, uno di beat in rete e uno di rap in rete, proprio anche lì nel periodo del lockdown. Un altro Capitan Futuro? Sempre il Capitan Futuro, okay. Una delle mie altre identità. E fa il conto che appunto, quindi dentro Bancarella EP c'è Honey,
che è Simone Sistarelli, è un ragazzo che è a Londra, quindi magari lo potrai contattare se ti va, è molto bravo in gamba, sia come beatmaker giovane, ho scoperto quest'anno tramite il Beat Contest, quindi benvenga in queste iniziative, è fortissimo, che fa proprio beat basati sui loop, perché poi fondamentalmente nel mio contest è molto classico come radici, no? Come stile. Ha vinto il contest, quindi poi mi ha prodotto una canzone per il mio nuovo EP, che quella canzone si chiama Blob Afresh. Come vedete c'è una cascata di creatività. E poi c'è appunto c'è il pezzo Galizia che ho fatto con Gatto Tomato e con Uego, e questa Galizia, esatto, presenta Gatto Tomato, che è il vincitore del Captain Futuro invece Rap Contest 2020. Costava di più l'iscrizione, ma il premio era molto sontuoso, ha vinto 10 beat, quindi tra un po' uscirà l'album che Gatto Tomato ha prodotto sui miei beat durante quest'estate. Sentirete, salutiamo anche Lunar, che è il pazzo che è riuscito a coalizzare le due menti malate, quindi quella di Gatto Tomato e la mia. Quindi uscirà questo album tutto rappato dal Gatto sui miei beat, sono contentissimo. È molto bello, io ovviamente ce l'ho già, però a breve lo avrete anche voi, non vi preoccupate, okay. Una settimana, due, avrete questo. Uscirà un altro singolo mio nuovo con DJ Lato, che è il producer degli Uomini di Mare, il primo producer di Fabri Fibra, che è un beatmaker visionario di Senigallia. È molto bello, ho fatto già un progetto che si chiama Poltergeist, che vi consiglio vivamente, un album intero nel quale spunta anche Tormento, mio fratello che voglio tanto bene, e spunta anche No Bridge, No Ponte, che è un nostro amico che in questo momento è un po' incasinato e noi gli vogliamo tanto bene, quindi mandiamo un saluto molto, un abbraccio forte al nostro amico No Bridge affinché esca dai suoi guai e venga a trovarci di nuovo per delle nuove collaborazioni. Insomma, tutto qua, ecco. Lui Poltergeist, uscirà questo pezzo nuovo con DJ Lato, ve lo dico perché adesso non vi dice niente questa cosa, ma poi quando uscirà voi direte: ah, era questo il pezzo quello... che è molto esatto. Psichedelico, è molto psichedelico. E non vediamo l'ora, esatto. Ci vuole un po' di psichedelia a viaggiare un po', cioè, visto che non si può farlo fisicamente. Esatto. Sarà la nostra agenzia viaggi questo autunno inverno. Beh, ce n'è di roba fuori, ce ma comprando è la tua... Volete capire che cosa facciamo io e l'altro quando stiamo insieme? Sentite anche questa canzone di ESA che si chiama Marlon Brando, nella quale c'è anche un video, e che è culto, questa è la nostra canzone culto in Trentino, nonché una delle favorite del Welcome to the Jungle, il programma del danno, Ceffo e Cannas. Andiamo a proposito, ESA da dove viene il nome? Bravo. ESA viene dagli esami che non davo all'università per andare in studio, poi di nascosto e registrare. Poi ovviamente ho mollato l'università, però ho avuto un contratto discografico, quindi diciamo... Nel mio piccolo la voglia di non studiare è stata canalizzata in qualcosa di produttivo. È un consiglio che do a tutti quelli che hanno poca voglia di studiare. Fate qualcosa che vi piace, ecco, non obbligatevi a fare robe che non vi piacciono, se in più non riuscite particolarmente bene, anche se riuscite, ma se riuscite fate tutte e due, ecco, questo è il consiglio migliore che posso dare. Quindi se riuscite fate le cose sia che non vi piace fare, ma che ritenete comunque utili e costruttive, e poi di fianco fate quelle che non sono costruttive magari, però sono divertenti e in realtà poi ti insegnano tante cose anche quelle. Cos'è che studiavi? Sono ragioniere, poi economia e commercio, ho fatto 2 anni con rendimento, diciamo, ho fatto pochi esami, però ho sempre avuto interessi artistici, ho sempre dipinto, sempre repato, ho già fatto dischi. Ho fatto sia dischi dove rappavo anche in inglese, produzioni i-house, si usava quello nel fine anni 80. Ho fatto delle cose, poi quando ho trovato gli OTR in realtà ho trovato quello che volevo, cioè avevo già prima una crew, avevo già prima un DJ, un producer e 2 producer fortissimi, che saluto, i Wild Style Crew, avevano 16 anni e registravo tutti i rap su cassetta in inglese sempre. Poi suonavamo, guarda, la roba del rap e anche la breakdance, prima del rap c'era stata la breakdance e poi c'è stato anche un periodo che sono andato tanto in skateboard, quindi anche lo skate, e quindi okay. C'è tutti mondi molto creativi, ecco, quello che
non avevo a scuola, no, con la ragioneria, economia e commercio, però diciamo, essendo mondi molto lontani da me, ci sta anche che li ho studiati un po', così almeno un po' di vicinanza anche con le nozioni di economia servono nella vita, ecco, tutti lo sanno, ecco, chi non lo sa, non ci ha fatto caso, comunque lo scopre poi nel tempo, è importante. Dicevamo di skate, cioè quindi andavi skate, facevi un sacco di cose. Anche allora, andavamo in skate, con Torme, anche con Torme, con mio fratello. Penso che andare in skate sia la cosa più figa da fare da teenager, perché veramente comunque c'è tanta energia, quindi correre, saltare giù dai gradini, far cose. Per esempio dallo skate la cosa bella, cioè quelli più grandi di me che andavano in skate erano tutti panchettoni. Io ero quello più rap della compagnia, della cricca, della brigata, e quindi ero quello che magari portava i De La Soul piuttosto che i Public Enemy, i DMC, Beastie Boys nel gruppo. Gli altri mi passavano le cassette di gruppi punk come gli X o i Red Hot Chili Peppers, che all'epoca non erano ancora conosciuti. E quindi c'erano dei punti di contatto, cioè punk e rock sono amici, un sacco di dischi, pensi ai Clash anche, no? Rap e rock in generale c'erano tanti punti di contatto, col punk ci stava tutto. Mi avevano fatto sentire gli Angry Samoans, che consigliamo, sono fichi. I Suicidal Tendencies, ovviamente. E li ho conosciuti loro. Hai fotografato i Suicidal? Sì, ho fatto la foto con loro. Sì. Certo, beh, di quello è una cosa bella, tanti gruppi, perché a scuola sono sempre in giro, diciamo, quasi sbagliato chiamarle culture giovanili. Cultura, ormai, insomma, sei quella più vecchia che giovani, quella. Ormai è un problema di disagio senile, non di disagio giovanile. Non tutti sanno che c'è uno skater della vecchia scuola, Forti, che è un fortissimo artista, che ha esposto anche gallerie prestigiose, e si chiama Mark Gonzalez, ed è accreditato, lui e Natas Kaupas, come i fondatori dello street skate, cioè quelli che hanno portato le manovre che prima si facevano delle piscine, nelle discese e nelle rampe in strada. Cioè alla fine lo skate in strada è l'ultimo delle robe dello skate che sono successe. C'era il freestyle, c'era la rampa, c'era lo slalom, c'erano le pool. Però appunto a un certo punto due pazzi hanno detto: vabbè, queste robe se le possiamo fare anche sulle panchine, sui marciapiedi, sui gradini, così. E tra questi due innovatori, uno di questi è Mark Gonzalez, vi consiglio tantissimo, perché spesso fa appunto performance, mostre, sempre dipinto lui, oltre che ha fatto video di skate molto creativi, e non è l'unico, nel giro skate, un artista fichissimo, street artist fichissimo, e nel giro skate è anche Neckface, appunto è fico, lui disegnava le copertine di Thrasher, del magazine diciamo più storico che c'è di skate, e Neckface è fico, per cui andate a vedere Neckface, mi piaceva tanto, molto, lui fa molto roba dell'orrore. Invece Marco Gonzalez, tutt'altro, un personaggio molto sorridente, positivo, però esatto, che skate, adesso anche avrà 55 anni e passa, è sempre sullo skate, si costruisce lui degli skate, anche ogni tanto li decora, li ritaglia, gli dà le forme che gli piacciono, robe bellissime, ecco, Marco Gonzalez. E continua a collaborare con Adidas, non so, ha firmato un suo skate per Puff Daddy. Puff Daddy gli ha chiesto un autografo, perché tecnicamente Mark Gonzalez è compito comunque, è l'inventore dello street skate, quindi cioè, stiamo a sti livelli qua, è uno forte, ve lo consiglio tanto, come poi magari voi mi potrete consigliare, anzi mi avete mandato una lista di artisti che avete intervistato già per Mocast, e salutiamo, poi vi andrò a vedere, quindi è una cosa bella anche questa, che si crea uno scambio. Parlavamo anche della tua arte, dove si possono vedere le tue opere? O... Allora, esatto, un po' le ho... Se andate su Instagram con l'hashtag El Crespo, qualcosa viene fuori. Adesso aprirò una pagina Instagram apposta, perché veramente sono 3 anni che sto dipingendo abbastanza assiduamente. Ho sempre fatto i graffiti così, quindi ho sempre disegnato fumetti, grafiche dei dischi. Però diciamo proprio
pittura che faccio tele, prima disegni su carta. Ho fatto la mia prima personale quest'anno a Milano, all'albergo, all'Hotel President in Piazza Duca d'Aosta, in centro a Milano, che è un hotel che ha anche una mini galleria carinissima, centro, molto chic, tramite street art in store, una gallerista che fa eventi di street art. Ha fatto anche una mostra per Pongo, una mostra per Tawa, collaborano anche un po' degli Urban Giant, Fosk, sono fatte delle cose, anche vari artisti, c'è Viper Haze che è fortissimo, anche un po' di gente brava, ecco, nel questo collettivo che gestisce appunto Street Art in Store. E poi sì, sto preparando comunque anche delle mostre con altri galleristi, presto, cioè, l'anno prossimo ci sarà una mia mostra a Roma. Magari faremo qualcosa anche con Top Quella Trip, volentieri. Sì. Gallery. Quella dobbiamo farla l'anno prossimo, appena si potrà. Sì, ci pensiamo adesso, tante cose che non possiamo realizzare adesso stiamo comunque pensando. Una che sta partendo è con Malas Jeans, non so se tutti quanti, qualcuno li ricorda, però negli anni 90, e cioè che faceva i baggy jeans, no? Allora vi preannuncio che ci sarà una collaborazione con Malas, che sta preparando delle capsule dove riproporrà i baggy jeans, che comunque non è che sono tornati di moda, ma piacciono alla gente della nicchia, ecco. Magari in America li usano di più. Sì. No, una giro skate c'è anche sì. Chi tiene i baggy jeans, trova meglio con i baggy che con quelli stretti, capito? Per cui c'è, diciamo, c'è chi gli piace, ecco, non ti dico che sovvertiranno il mercato, però diciamo sono un po' il simbolo degli anni 90, ovviamente, i baggy, ovviamente oversize, ecco. Sì. E loro quindi stanno riproponendo una piccola capsula. Sono contento perché si tratta di operazioni che comunque mi permettono anche di continuare a collaborare con amici di vecchia data, che è sempre bello. Volevo chiederti una cosa, visto che sei in studio lì con tutta la tua roba, siete lì, sì, hai voglia di farti un mini freestyle? Sì, sono d'accordo, ma non so, ma cioè, io metto un beat, aspetta, ho fatto i beat nuovi ieri notte, se ti faccio sentire, c'è uno che tra un po'. Questo spacco, vado. Yo, Mocast! Si gioca, anche se la voglia è poca, ci si infuoca. Dopo infuochiamo un joint di compagnia, bella per la gente mezza via, che oggi è poca purtroppo, perché bisogna stare un po' più a casa per l'emergenza sanitaria, ma tira su le mani in aria se sei seduto sul divano. Non mi fermo, disumano, il mio stile crea l'inferno, ma poi ti porta su in paradiso. OTR, gente guasta, DJ schiso, voglio il tifo, la curva esulta. Mi risulta il suono della vecchia guardia ti riguarda, quindi riguardatelo, riascoltatelo, rinfrescatelo, funky press sopra il mic, pura mescla, buena, quando arrivo nell'arena, rinasce la scena, yo, è presidente con il funky flow, e non si ferma più, big up a tutta quanta la mocca crew, e mamma è un buon dito, gatto tomato, what's up, Milano in the house, say yeah! Bella Esa, bella! Sono un beat, baby, new shit, freestyle, exclusive shit, per i mocca boys and girls, baby! Yeah! Beat nuovo, questo è proprio exclusive, nato proprio ieri. Devo dire che la fortuna è che, esatto, che facciamo robe sempre con lo stampo vecchia guardia. Ovviamente ci segue meno gente, ma quella che ci segue è infuocatissima. Quindi diciamo, siamo sempre gioiosi di fare lo stile della vecchia. Per batteria elettronica, così è qualcosino
Hai visto? Questa è la mia batteria elettronica più potente adesso. C'è una versione anche campionatore e tra un po' la prenderò. Questa è la versione batteria elettronica. Questo si chiama un Pocket Operator. La cosa bella è che tante macchine erano grosse, ingombranti. Nel tempo questa tecnologia si è sempre più rimpicciolita. Se ci sono gadget di questo tipo qua, vi consiglio, ci sono tastiere, synth, campionatori, micro. Anche il mio campionatore che uso, l'SP404, ho il giradischi, c'è una piccola valigetta con il giradischi adesso da qui per campionare dai vinili. Quindi insomma, visto che anche gli spazi sono un po' ridotti, perché sono costose le case a grandi, cioè, tutti, delle case abbastanza ristrette, degli spazi piccoli dove creare, fortunatamente la tecnologia ci è venuta un po' incontro. Basta un computer portatile, basta un iPad anche per fare musica se uno ha tanta creatività e poco spazio. Però diciamo, se nel tempo investi in un po' di outboard, ti crea anche un tuo modo più strano di fare musica, sempre bello. Vi ringrazio tantissimo per lo spazio e l'attenzione. Faccio girare anche io, facciamo girare. Fate certo. Girare Mocca, raga. Facciamolo girare. Quindi questo era l'episodio numero 5, non un podcast qualunque. Ringraziamo Esa, seguiteci, seguitelo, seguite tutto. Mi raccomando, in front of a cup of coffee. Grazie. Grazie mille. Grazie. Don't forget to check the links. Non dimenticatevi di guardare i link. E buona giornata. Bella. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.